Poi tante rapine in villa qua intorno, nel Carso. Io ne ho avute tre. Sul serio? Sì. E cosa è successo? Sono venuti a casa e hanno portato via denaro, e il liquido che abbiamo lasciato, e oro. Più che rapina, furto, ecco, furto, ecco, furto. Furto, hanno divelto addirittura l'infariata delle finestre. È la drammatica testimonianza di un residente di Opicina all'indomani del Comitato sulla Sicurezza voluto dai cittadini stessi, che hanno invitato politici e rappresentanti delle forze dell'ordine sostanzialmente per chiedere due cose: più controlli e telecamere dislocate sul territorio. Troppi gli episodi di vandalismo, i furti nelle case a Opicina, e poi c'è la paura delle rapine nelle ville del Carso. È una zona sicura questa? C'è bisogno di telecamere? Beh, hanno detto che li metteranno. Aiuta sempre, anche se dopo sperando che non succeda mai niente. Secondo lei servono più telecamere? Ma servirebbero sì, ma comunque è già tanto che se ne parla, però alla fin fine non fanno niente, insomma, in sostanza. È un problema. C'è un problema di sicurezza, secondo me. Sì, anche in centro, secondo me. Anche in centro, quindi insomma si vive un po'. Non è più la Trieste di una volta. Bastano le telecamere per deterrenza? Sicuramente le telecamere e le luci. E le luci, perché comunque quando ci sono le luci tutti percepiscono. Quindi anche nelle zone più isolate, insomma, esatto, che vengono sì. Illuminate. Esatto, illuminazione importante. Non so, sì, oddio, un po' più di telecamere non sarebbe sbagliato. Molti richiamano i furti o le rapine in Carso, questi episodi qua, no? Quello sì, quello c'è da stare un po' preoccupati, ma purtroppo è il mondo che va così. Sì. Brutto in questo momento. Però insomma, tutti battevano sul fattore telecamere, come deterrenza quantomeno. Non so se sia una deterrenza. Potrebbe aiutare, certo, in certi casi aiuta. Certo. Però forse anche un pochino più, magari qui hanno tolto, non ci sono più vigili, non c'è più tanta polizia come... Quando sono arrivata ad abitare qui ce n'era assai di più, però ripeto, è la situazione un po' in tutta Italia.